Bravissima. Ho scelto me perché sono quello che è meno preparato, quindi ho bisogno di lezioni. Dobbiamo far percorrere la contadina questo percorso. Quindi, per mettere i blocchi deve cliccare due volte e tenere premuto. Qualcuno è difficile? Sì, il settimo. Diciamo il sette. Ah, sì, l'avevo visto. Allora non mi fate fare il settimo. Pare che quello che sia stato fatto di prendere da un esempio americano e renderli adatti, diciamo, al nostro sistema scolastico è una cosa estremamente pregevole. Ne vogliamo provare un altro, magari un po' più difficile? Ora invece bisogna fare lo zombie. Lo zombie? Vediamo un po' come fa. Posso sperimentare una cosa? Certo che puoi sperimentare, devi sperimentare. Poi gli altri due li toglieresti, poi faresti giro a destra, ripeti tre volte, vai avanti, no. Segui e rigira a destra. Facciamo così? Quante volte hai contato già? Sì. Sei bravissimo. Ovviamente questo tipo di corso, che io spero possa essere esteso a tutti gli istituti italiani, li aiuterà a competere nel modo migliore, nel modo più proficuo assolutamente. L'ape deve andare avanti di tre volte. Perché? Che ci fa l'ape col fiore? Prende il nettare. Ah, ok. Allora vai avanti, giusto Filippo? Tu correggimi se sbaglio, se no facciamo la figuraccia. E adesso? Da capo. Grande, batti 5. Grande. Bravo, bravissimo. Hai scritto 7 linee di codice. Questi bambini hanno bisogno di avere nella loro scuola una visione sulle opportunità che vengono da questi strumenti. Disegnare un sole ripeti 10 volte questo triangolo. Dopo ogni triangolo devi spostarti e anche girarti. Per capire di quanto devi girarti, dividendo il numero di gradi in un cerchio per il numero di figure che compongono il disegno. 160 diviso 12 fa 30, se non ricordo male. No? Sì, 30. Sì, 30. Sì, 30. Sì, però no, non si può modificare. No, quindi perché non si possono modificare. Bisogna aggiungerlo. Perché il colore scelto a caso. Quindi ogni volta. Forse è un meccanismo che aiuta a pensare in modo diverso, a non limitare il proprio pensiero a quello che è lo standard. E un blocco l'abbiamo aggiunto. Perché il blocco è questo qua, no, è una sezione. No, i blocchi sono questi qua. Uh-huh. Adesso la trova la strada e quindi ci va. Però le piantine carnivore non si sono attivate per adesso. Quindi dobbiamo usare una composta. Sì. Ripeti fino a che? Ripeti fino a che? Ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sono utili davvero, penso, a 360 gradi. Ci mettono in un confronto più alla pari con gli strumenti tecnologici, in un aspetto, valorizzando anche la creatività. Esercizio 7 di 12, vai. La mia girandola non è finita. Quante volte devo eseguire il blocco ripeti per completarlo? Ma siamo sicuri che giriamo a destra? Sì. Cioè, da così a sinistra. Se tu sei così. Vedi che la maestra. Qua, destra. Sì. Allora, che io ho 48 anni e confondo ancora la destra con la sinistra. Quindi. Bisogna imparare a correggere le proprie cose e le cose degli altri. Grande. Vai, al primo colpo. Dammi 5. Hai appena scritto 7 linee di codice. Questo qua è il codice. Mostriamo. Sì. Move forward 70. Un
hanno anche mantenuto l'interesse in ciò che facevano e poi c'è insita anche una sfida. Riesci a scrivere un programma che fa arrivare questo cane fino al gatto? E qui bisogna scrivere ciao a tutti. Ok. Clicchiamo su segui. Ciao a tutti. Bellissimo. Crea una storia come vuoi tu. Quando hai fatto, clicca su condividi per far provare la storia ai tuoi amici sui loro smartphone. Dai, la strega è bello. Facciamo una streghetta. Proviamo a cliccare su un altro di questi altri personaggi. Questo. Vediamo chi è che fa la palla di fuoco. Nessuno. Fatto. Significa appunto non rimanere passivi davanti allo schermo, ma invece provare a governarlo ed essere capaci di entrare in connessione con tutto quello che poi c'è dentro. Oggi è un gioco, domani sarà l'informazione. Time out, time out.